Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Willy J ed oggi siamo qua ragazzi con un nuovo unboxing in cui andremo ad unboxare la PlayStation Camera. Ragazzi, perché l'ho voluto unboxare? Semplicemente perché non tutti ce l'hanno e quindi non tutti l'unboxano e quindi l'ho voluto unboxare visto che l'ho comprata. Allora, prima cosa, rimuoviamo le fascette. Ok, abbiamo rimosso una fascetta ma ce ne abbiamo ancora una. Ragazzi, abbiamo levato tutte e due le fascette. Dovrebbero uccidere chi mette queste fascette, ragazzi, perché guardate cosa fanno nella scatola. La ammaccano e praticamente la devastano. Cioè, veramente, io ho sempre odiato queste fascette. E quindi adesso basiamoci sulla confezione, ragazzi. Allora, la confezione si presenta così. C'è appunto la PlayStation Camera stampata, PS4. Poi c'è scritto in tutte le lingue for, power, power, para, per, vabbè, eccetera eccetera. Poi qua ci abbiamo un invito a The Playroom, ragazzi, gioco che già troviamo preinstallato sulla PlayStation 4. Non so quando vi arriverà un gameplay, ma comunque nel corso della settimana vi arriverà un gameplay riguardo a The Playroom. Poi questo qua è il retro, ragazzi, questo qua è il retro dove ci sono scritti vari manuali di istruzione, vabbè, il software, il lato. Qua su appunto vediamo anche prova PlayStation Room, la grandissima realtà aumentata, eccetera eccetera, ragazzi. E appunto la proverò per la prima volta con voi durante questa settimana. E qua andiamo ad aprirla. Mi sembrava strano e infatti ci sono gli scoccetti, ragazzi. Assurdo, cioè, un unboxing di più è levare scotch. Ecco cos'è l'unboxing. Primo scotch levato, passiamo al secondo che... Ok ragazzi, questo scoccetto qua non so perché era malato cronico, infatti si è pure tirato tutta la faccia di quei tipi là che erano seduti, si è tirata la faccia, ragazzi. Cioè, assurdo, non si staccava. Comunque andiamo ad aprirla e vediamo come appunto come si presenta all'interno di questa scatola. Non mi dire che ci sono altri scotch perché ho rimosso già tutto. Allora, qua ci abbiamo manuali di istruzioni come al solito, classico di PlayStation, 2 milioni di manuali di istruzioni che nessuno si cagherà mai perché sono inutili, effettivamente sono molto inutili. Poi qua ci abbiamo la PlayStation Camera, ragazzi, che adesso andremo a vedere se non c'è altro all'interno. Vediamo se ci sono altre robe all'interno. E niente ragazzi, qua c'è la scatola che è praticamente vuota, come potete vedere, cioè non c'è nient'altro, c'è solo la PlayStation Camera, ragazzi. Quindi andiamo a levare questo cellophane, vediamo un po'. Io non l'ho mai vista, ragazzi, non l'ho mai vista di presenza dal vivo. E finalmente questa è la prima volta che la vedo. Qua mi è rimasto sto coso che non so che diavolo è. Cioè ragazzi, mi spiegate cos'è sto coso? Un gerotto, cos'è? Me lo sono ritrovato in mano, boh, vabbè. Non so a che cosa possa servire. E comunque qua appunto ci abbiamo la PS Camera, che appunto c'è il filo con l'attaccatura. Diciamo, vedete, non è USB, non è USB appunto, ma è una presa, diciamo, creata apposta dalla Sony che si attacca nel retro della console, ragazzi. E poi qua abbiamo appunto il filo che è anche abbastanza lungo. Poi qua mi sembra, ecco, qua sotto c'è tipo questi buchi che servono per attaccare la PlayStation Camera al supporto PlayStation Camera per non farla cadere tipo dalla TV oppure eccetera eccetera. Qua leviamo sto cellofanazzo e vediamo un po' la PlayStation Camera in sé come è composta. Allora ragazzi, questa è la PlayStation Camera. Io sinceramente me l'aspettavo molto, ma molto più grande, perché se guardate in confronto al joypad sono praticamente della stessa dimensione quasi. Cioè, il joypad è poco poco più piccolo. È assurdo, ragazzi, cioè è veramente una cosa assurda. E comunque ragazzi, la PlayStation Camera si presenta così. Appunto qua ci abbiamo un, come diavolo funziona, qua ci abbiamo un microfono, poi qua ci abbiamo un altro microfono e un altro microfono e poi un altro microfono ancora, ragazzi. Quattro microfoni sulla PlayStation Camera. Poi ci abbiamo due
fotocamere, due obiettivi, diciamo, da 1080x720p, ragazzi, quindi ottima qualità. E poi abbiamo questo coso qua che si gira, ragazzi, per tipo orientarla, no? Tipo per appoggiarla in maniera, diciamo, più... Oh, che diavolo, non so, così è bonus, ragazzi. Comunque, così vedete, calata, e così è appunto alzata, ragazzi. È così che funziona questa roba. Poi vabbè, con il supporto è tutto molto più semplice. Che diavolo è successo? Perfetto. Ragazzi, qua cadono cose completamente a random. Io non so voi, ma io mi sono preso un infarto. Comunque, la PlayStation Camera appunto è piccolina e anche leggerissima. Cioè, pesa di più il cavo, pesa di più il cavo che la PlayStation Camera, ragazzi. Comunque, questa PlayStation Camera è così, ragazzi. Quindi, che dirvi? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Passate dalla pagina di Facebook, che la trovate in descrizione. E ovviamente vedrete l'unboxing, sì. Vedrete appunto questa cosa della The Playroom nel corso della settimana. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi!